Ben trovati, il vostro Zuni, tanto quanto siamo di nuovo su Horizon Zero Dawn. Allora, questo gioco mi vuole morto, e per morto intendo morto da un infarto per via di rabbia proprio. Deve scoppiare un valvola del cuore praticamente. Allora, non scendo nei dettagli perché voglio parlarne diciamo, il post quando finisco tutto. Il gioco è fatto male, o meglio. Sono sicuro che su PlayStation 5 non c'ha tutti questi problemi. Io la sto giocando su una PlayStation 4 che non è neanche la Pro. Praticamente credo sia la. Questa è la 450, quella da 450 GB. Dovrebbe essere la prima. Praticamente. O la Slim, una cosa del genere. C'ha avuto tre patch pesantissime, piene di roba, perché continuano a crashare roba, eccetera, eccetera. Però c'ha dei difetti, almeno. Livelli tecnici e di programmazione, a quanto mi riguarda, che mi stanno facendo uscire di testa proprio. Compreso anche il fatto di dover togliere la sacca a quel cazzo di orso, e ancora non riesco a farlo perché scoppierà sempre quella sacca a prescindere. Perché non puoi colpire una parte che non faccia esplodere quella cosa, non lo puoi colpire con qualcosa che la faccia esplodere praticamente. E quindi per fortuna però non c'è il trofeo del tipo fai l'override di tutte le macchine. Fortuna non c'è questo coso, c'è sta soltanto un paio di trofei strani. Io non so perché sia così, ma sinceramente penso di sta giocando un Souls-like, un gioco della From Software. Mi sembra di sta giocando un gioco della From Software. Io non lo so se la difficoltà è sempre stata. Nel primo non era così la difficoltà. Sono a livello massimo, quindi non posso andare oltre a questo livello. Dopodiché, allora, ho fatto due cose secondarie, diciamo. Mi sono fatto tutti gli avamposti. Tutti. Sia i campi che tutti gli avamposti. Abbiamo parlato con Erend. Erend ci ha detto. Conosco che si chiama. Si chiama Estella. Estella, non mi ricordo. Però è morta comunque, quindi. Non è un problema. È morta. Questa era un'altra Oseran che praticamente voleva uccidere i Karja. Per vedere la questione dei giorni rossi. Come quello là che voleva mettere la bomba su Meridiana. Vabbè, fatti tutti i campi. Abbiamo scoperto dove stava. Siamo entrati lì. Questa c'è. Praticamente ha cercato di andare fuori. Tra l'altro, era l'ultima assassina rimasta della sorella di Erend. E niente di che. Alla fine abbiamo fatto fuori una battaglia enormemente stupida. Perché era fatta proprio male. Perché. Cioè, almeno per quanto mi riguarda, secondo me, i tuoi personaggi li ha almeno di avversaria. Dei personaggi avversari sono veramente. O sono stranamente troppo evoluti per il gioco. O. È il fattore di difficoltà. Perché se a livello normale questi sono capaci di fare un tiro speciale che neanche il giocatore ha praticamente. Fanno una specie di scatto e poi tirano tre frecce. Cioè. Nessuno, il giocatore non ce l'ha. O meglio, fanno una schivata e tirano una freccia al volo. Cioè, il giocatore non ce l'ha questa roba. Quindi mi sembra strano che diano al caccia a un agli avversari. Abilità che ne hanno. Poi la stramaledetta cosa di fissasse con la lancia. Veramente una cosa. Allora, d'accordo. Ok, d'accordo. Hai voluto mettere più la lancia. Va bene. Però c'hai 30 combo diverse. Che però, vabbè, non è quello il punto. Non è quella la questione. Il problema è. Cioè, 30 cose diverse. Abilità diverse che praticamente non te. Cioè, devi ricordare 3000 combo. Se devi fare lo spezzaguardia, non riesci a farlo perché il secondo colpo che metti a segno su un avversario con la guardia attiva ti risponde con un contrattacco e ti fa un fottio di danni. C'hai l'armatura, anche se c'hai un'armatura pesantissima potenziata, ti uccidono lo stesso. Quindi non è neanche più una questione di livello, sia le macchine, le cose così. Cioè, non lo so, c'ha dei difetti che mi sta facendo veramente impazzire. Una roba pesante, pensieri pesante. Cioè, sta ferma, subisce il colpo troppo forte a volte. Tipo, le lancio una freccia e cade per terra immobile per 5 minuti, per 5 secondi, cioè. Boh, vabbè. Poi abbiamo fatto la missione secondaria di Alva, quindi ho fatto anche quella. Vabbè, le tracce del passato, una cosa del genere, non mi ricordo come si chiama. Acido proibito. E praticamente era semplicemente questa missione. Ho dovuto affrontare una sfidente, però. Quello, la macchina che mi piace di più è la più semplice da fare, praticamente, di quelle grandi. C'era solo un problema che mi sono glitchato dentro la parete, tanto per cambiare. Perché ci stanno 3000 di questi difetti. Ancora.
Vabbè, era semplicemente cercare questi dati sul Leviatano, che abbiamo trovato la base di... La base, vabbè, l'ufficio centrale dell'azienda che l'aveva creato, di questa Eileen Sasaki, che dovrebbe essere, penso, l'alfa di Poseidone, se mi ricordo bene. E semplicemente cosa c'aveva dei dubbi sugli antenati, perché sembravano tutti cinici e cose così, come Faro, cose così. Invece in realtà Eileen Sakaki, cioè, esempio, aveva fatto una cosa brutta, che però, senza spoilerare, che però poi si pentiva, e quindi ha detto: non mi interessa se, non, se mi perdono o meno, io voglio fare la cosa giusta adesso, una cosa del genere. Quindi diciamo più o meno si è rifatta. Cioè, avrei un'altra missione secondaria da fare, ma mi dice fino, in pausa fino a completamento le aree dei 10. Io non ho idea di che cazzo si tratti. Spero non sia una missione che devo andare a cercare, perché non ho idea di dove sia. Facendo la missione quella là di Eren, ho ottenuto l'arco flagello del sole leggendario, che è un maledetto arco che infligge una marea di roba elementale. L'unica pecca è che so quelle frecce che bisogna prima incoccare e poi aspettare che accende e poi le lanci. Quindi ci vogliono 5 secondi per tirare 3 frecce praticamente. Poi vabbè, ho un nuovo arco che però, meh, devo potenziare praticamente. E niente, la situazione è un po' così. Vabbè, ho fatto... Ah, quello ho già fatto vedere, questa qua, l'armatura che ho adesso, che però non riesco a sbloccare perché vuole parti, 3000 parti. E finito il riassunto. Aloy, Vabbè, parliamo con Eren, che ehi, stavo sinceramente giusto pensando a te. non ha Ho una fatto un cosa da fiato, dirti. ed è strana Vogliamo sta cosa. celebrare la... Sì. Zo non sopporta l'odore. Ho chiesto ad Alva, ma pare che non sappia cosa... E Varl non lo faccio neanche avvicinare dopo... Magari Kotab... Ah, lui sì. Ci saremmo fatti mezzo barile. Per favore, non ubriacatemi. Bobina danni a distanza ravvicinata. Ma quello si usa solo sull'arco. Oh, di guerra. E insomma, è un po' un Aloy. casino. Aloy, per avermi aiutato. Non sa. Ti ringrazio. Hai esaminato. C'è ancora molto. Ma sono con. Inoltre, ho ripensato a tutto. I supervisori ci hanno inculcato. Ma farono la sua avidità solo per cancellare. Quindi, quando abbiamo appreso. Ho capito. Ma la verità è una macchina. Vorrei che più Quen se ne accorgesse. O distorto. Bohaya. No. Come dissi. Ma io non lo. E come divi. Sto saltando le cose, semplicemente il Bene. suo discorso è che la verità dipende da quello che vedi. Oh, è apparso Poseidone? No, non è apparso Poseidone. A me mi sta neri questa cosa. Andiamo avanti con la storia. Devo recuperare un po' di scorte in realtà. Non è questa la mia stanza, ma porca. Perché non può essere la prima stanza che vedo? A proposito. Aloy. Davvero? Conoscevo un guerriero che si sentiva di... E poi... Col tempo, ma non prima che i due fratelli si scoprissero. Ah. La gente... Nessuno più della... Non vede... Le ho passato i... Spero. Buona fortuna. Secondo me sarebbe Vado. bello nel Aspetto... caso di un continuo della storia che abbia, che lui riesca a crearsi un braccio come Dio comanda, perché quello che c'ha adesso, mio Dio, se può guardare. Ah, eccola la stanza. Non lo so, sinceramente. Perché, allora, la storia non è malvagia, per carità di Dio. Stiamo andando dall'altra parte della barricata, più o meno. Perché abbiamo parlato, come già detto, abbiamo fatto la storia di quello che c'era prima di Zero Dawn. La parte buona di Zero Dawn, Elizabeth e tutti gli altri. E adesso stiamo facendo la storia. Siamo riguardati, questa riguarda la cosa dietro Zero Dawn. Cioè, il perché. Fiori di metallo ne ho quasi presi tutti, ma tanto non c'è un trofeo, quindi non mi serve. Per forza prendere tutti. Ho ucciso manco tutti i droni. Cioè, tutti i collezionabili praticamente non c'è un trofeo che li riguarda. Ed è strana questa cosa. Il platino è un altro di quei platini facilissimi. Quindi penso che basta giocare e lo fate, lo si fa. Ed è strana questa cosa, di solito dovrebbero essere più difficili. Mi aspetto. Non lo so, bisogna vedere come finisce la storia, ma non credo ci sarà un DLC. Almeno se ci sarà, Bentornata. spero che aggiornino qualcosa di recente, per Dio. Sa. Sì. La complessità delle relazioni umane non smetterà mai di stupirmi. A dispetto delle spiacevoli circostanze che hanno portato al litigio, sono lieta di vedere che siete giunte ad una soluzione condivisa. Tanto fa una brutta fine, Beh, Beta. due teste sono meglio di una, no? Sì, Luke. Sei pronta per... Altrimenti potrei... Andiamo. Bene, gente.
È ora di andare. Allora raduno gli altri. Ma non sarebbe stato figo se ognuno ci avesse avuto una macchina diversa? Cazzo, è un filmato serio. Perché ho l'impressione che moriranno tutti? Cioè, quel bastardo di un solo casone non li ha attaccati. Quando passano normalmente mi attacca subito. Facciamo il toto morti? Bene. Collegamenti pronti. Avviamento. Ma lei non dovrebbe stare dall'altra parte del calderone? Beta, Aloy. L'installazione è completa e sono pronta a connettermi con la rete dei calderoni. È bello sentire la tua voce. Erend, ragazzi, fate partire gli impulsi. Sono al calderone. L'aggeggio lampeggia. È giusto così? Sono al mio calderone. Anche il mio generatore lampeggia. Allora funzionano. Ci sono e lampeggiano. Non dovrebbero però provare se mettesse il braccio. Bene. Silenzio radio fino al via libera. Ora chiudo. Non dovrebbe mettersi il braccio però. Vabbè che lo mette solo quando combatte però. Gaia, catturiamo la bestia. Sarebbe ironico se Festo tira fuori una macchina nuova. Connessione alla rete dei calderoni in corso. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, attivo l'autorizzazione Omega. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, attivo l'autorizzazione Omega. Attività autorizzata. Avvio della sequenza di contenimento. Ma bisogna pregare. Minaccia critica rilevata. Imperativo sfuggire al contenimento. Applicazione contromisura. Cazzo. Fermalo! Interrompo le connessioni esterne. Funziona. Ora non può scappare. Cattura imminente. Avvio alternativa 13F. Aspetta, che cos'è? Malware rilevato. Compensazione in corso. Bastardo, cerca di fare il contrario. Inaccettabile. Si è rotto. Guarda. Struttura attivata. Attivazione. Difese autonome. Oh no. Direttiva neutralizzare. Vuol dire che arrivano le macchine. Deve sparire questa. Pronti. Stanno arrivando. Aspetta. Tra l'altro c'è una cosa. C'è un trofeo sui colli lungo. Però io non l'ho trovato l'ultimo collo lungo. Cioè, mi dice che non ce l'ho praticamente il collo lungo. Io l'ho trovato. Tutti quelli che ho visto l'ho trovati. Penso. Perché ci sono però due zone di mappa che sono esterne, e penso una sia questa. Penso uno stia qui, forse. Perché diciamo che qua ci sta, qua ci sta, ma non c'è qui, per esempio. Ed è scura la mappa, quindi vuol dire proprio scura scura, quindi vuol dire che non si può vedere. Tra l'altro sì, vedete che devo finire di esplorare un sacco. Non ho idea di che cazzo fa, tanto non funziona niente contro questi affari. Dammi lanciapunte. Lo mettiamo a posto dell'arco di precisione. Tanto non serve a niente l'arco di precisione. Posso assicurarvi che a una certa non servirà più a niente. È ora di combattere. È esplosa? No, ha colpita. Oh no, cos'è quello? Ah, oh cazzo, è un colosso.
dammi questo. Restali. Non mi... E dai! Balle! L'ho mancata, vero? Sì! Ovvio che l'ho mancata. Indietro! Stanno massacrando. No, mi ammazzano. Non ce la faccio. Sono due delle macchine più... Mi servirebbe una mano. Due delle macchine più rompiscatole del gioco. Ok, non ha più la batteria. Allontana la beta. Non posso. Questo è un manipolatore della terra, purtroppo. Oh mio Dio, non mi sto per un attimo di tregua. Morto. Aloy, ehi, sono qua. Mi sto lavorando. Aloy, mi servirebbe una mano. Ma perché ce ne sta un'altra? Resta lì. Sto facendo un sacco di danni perché ho la pozione. Ok. Non credo sia così semplice. No, non è mai così finita. Respiriamo ancora. Le trappole comunque non servono un cazzo perché le schivano. Te le schivano proprio tutte. Allora, mi pare di aver visto... eccole qua. La sacca è piena. Ma ho spazio nello zaino. Posso creare un'altra di questa? Troppo comoda sta pozione. Che devo fare? Dove? Ah, devo andare là. Bene, devo inseguire Efesto e costringerlo a uscire dal suo nascondiglio. Così si ritirerà nel nucleo. Scommetti che chiamerà. Nodo di collegamento. Ah, vuole uno contro uno il bastardo? Avrà un uno contro uno. Vedo un enorme picco di energia nella prossima fase. Grazie dell'avvertimento. Ci sono quasi. Ma non avevamo detto silenzio radio? Nel caso ci sentono quelli? È la fine. Oh, che cos'è? Una specie di camera di produzione. Efesto sta decisamente tramando qualcosa. Oh, ti prego. Che razza di macchina sta costruendo? Che cazzo è? Un Behemoth? Non lo so, ma ho intenzione di fermarlo. Oh, finalmente quella cosa che dicevo io. Dove sta prendendo i materiali? Scommetto che si nasconde proprio lì. Oppure è un gigante, te immagini? Spettacolo se fosse un gigante. Devo scoprire dove si nasconde. Posso proseguire in varie direzioni. Schierare difese autonome all'hangar materiali. Beh, non promette bene. Oh no, sul serio? Pensi? Le macchine sono dirette verso un'altra camera. Devo seguirle. Merda. Non posso. Beh, vedete, quello stavo parlando.
Tre quarti delle volte fa come gli pare a lei. Potrei farmi dare un passaggio da uno di quei macchinari. Ma ci devo arrivare. Ho capito. Devo fare tutto strada lunga. Figurati. Figurarsi se potevo fare la strada normale. No, devo fare forza la strada lunga. Non potevi attaccarti a quello. Pensi? Aspetta che non li vedo. Oh no. Uso lungo, cazzo. Annullare ordine correttivo F6R. Mai. Cioè posso provare ma non credo funzioni. Al vero. Situazione d'emergenza nel condotto J85. Secondi si riattivano. Perfetto. Ma c'è solo quello? Scansiona pure. Aumento consumo energetico del 74%. Cioè, per una volta ucciderle e basta. Tre quarti delle volte se non muoiono nemmeno. Attivare antenna sensoriale di area contro misure. Schierare difese secondarie. Intrusa, la tua fine è vicina. Altre macchine in arrivo. Mantice ormai serve l'arco di precisione, altrimenti non riesco a spaccargli la... Volevo usare quell'arco nuovo, ma non lo posso usare finché non lo potenzio, secondo me. Beta! Efesto mi ha esclusa dal nodo! Qualche idea? Vedo cosa fare! C'è un'altra abilità. Questa è potentissima, sta abilità, solo che a volte sembra che non funziona perché non funziona. Ciclare condotti A, 2, 3, 6. Guarda che roba, guarda. Poco non muoio perché si blocca. Perfetto. Girate. Solo che adesso io non ho idea di che colpire. Ehi.
modificando qualcos'altro, ma non ho capito che cosa. Merda. Quello è un problema. Eloy, però, il comando di smettere di stare accovacciata, te l'ho premuto 3 secondi fa già. E ancora stai accovacciata. Vediamo se riesco a fa. Ok. M'ha preso. Lui è andato sulle scale e lui mi ha preso lo stesso. E quasi tutti alfa, quindi sono estremamente potenti questi. Vai giù. Io non so dove colpire. Non c'è una parte che dice colpisci qua e fai danno adesso. Non c'ha più. Il punto debole non ce l'ha. Sono finito. Preghiamo che siamo finiti. Sono entrata nell'hub di rete del nucleo e ho tolto il controllo del nodo Hefesto. Dovresti riuscire a disabilitarlo. Ottimo. Grazie. È una missione lunghissima questa storia. Funzione di analisi strutturale. E si analizza sto. Giuro che oggi non sto così, però sto gioco mi sta facendo uscire di testa, veramente. Era tanto carino all'inizio. Dove ci passato 70 ore filate, penso. Eliminazione imminente. Ritorno all'hangar materiali con luce 5. Con luce. In un'altra camera. Non gli conviene mettersi comodo. Perché hai citato uno della costellazione? Energia disabilitata. Grandioso. Efesto ha ricoperto il pavimento di fulmini. Devo capire come passare. Però il dialogo. Continuano ad arrivare macchine. Dimmi che ti manca poco. No. Ci sto lavorando. Anch'io ho un bel po' di macchine da distruggere. Cosa si sta perdendo, Ered? Aloy, continuo a fare progressi, ma mi serve qualcosa per tenere insieme il modulo di ciclaggio. Un legamento preso da una carcassa di macchina? Esatto, o una freccia luminosa. E potresti rinforzarlo con un cilindro di conversione. Per aumentare la connettività, possiamo farcela. Oddio, questa muore, ha tirato su so quante flag in questo momento. Madre, quante flag si è tirata addosso, è diventata positiva. Quando un personaggio del genere diventa positivo, vuol dire che schiatterà nell'arco di fine della missione. La schiatterà, salverà Aloy. Aloy si sentirà in colpa che è morta. Però poi dirà: potevo essere io. Bla 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 bla. Tutti gli danno, ma non è vero, sono tutte cazzate. Bla 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 bla. Siamo tutti buoni. Poi se daremo tutti il 5 in alto o il rallenti, no? Allora, se io riesco a scendere su sta macchina, io non penso di ammazzarlo, perché figurati. Non mi fa fare. Perché? Perché mi vuoi male, gioco? Perché? Cristo! Tutorial dice premi quadrato per scendere. No! Non lo fa. Lo so, adesso non posso usare più il focus. Fatto male?
Dio. Ok. Devo disattivare sta cosa. Manca solo il lungipiede. No, ce ne sta un altro. Allora, l'ho fatto? Pochissimo. Cioè, praticamente, se devo schivare, devo schivare mezzo secondo prima dell'impatto. Che il tre quarti delle volte sono presenti le armi, non le posso usare le modifiche. Non dire che mi dici, guarda che c'è delle modifiche che non stai usando, non le posso usare perché devo sbloccarle. Cioè, non c'ho gli slot per usarle. Non dire che mi dici che le devi usare, non ce l'ho gli slot per usarle. Rendi meno difficile mettere insieme i materiali, magari. Secondo voi, tutte queste sigle qua, Giga 9, 7, 8, 5, 6 qua, se le saranno tutte inventate, avranno preso una manciata di dati, avranno tirato per dire. Eseguire alternativa Z. Oh no. Si ricomincia. No, 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 no. Sembrava una minaccia. Cerco di ridarti l'accesso. No, 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 tesoro, non ti permetto di essere in vita tu. Ti è. Ah, eccoti. Dove stavi? Ecco, è questo quello che qui intendevo. Ci sono momenti deficienti. Momenti te becco, sei dietro a un muro, ma te vedo lo stesso. Non muore. Aggirare parametri di sicurezza. Fatto. Accesso al nodo ripristinato. Puoi disabilitarlo. Ottimo. Hai fatto tutto tu. Sì, muore. Te lo dico. Ormai guarda, mi sorprendo proprio. Non verserò una lacrima sta botta. Mi dispiace, ma sta botta è troppo. Caricare pacchetto arsenale. C'ha manco una missione sua. La so, questa me lo sono spoilerato dei trofei, ma più che altro non ho visto che cosa. Sapevo che Eren c'aveva una missione sua, cosa c'aveva una missione sua. E lei che non c'ha la missione, ha detto. Yep. Bene. Efesto sta per finire i nascondigli. Are you sure about that? Aloy, ho rilevato un picco di energia nella camera di produzione. Già. Sta succedendo qualcosa di grosso. Già. Secondo me è un collo lungo. Brilla tutto. Oddio, te immagini che è un collo lungo. È l'ultimo collo lungo, Efesto. L'avrà completato. Aloy. Ho quasi finito di riparare il nucleo. Dobbiamo raggiungerti. Potrei distrarre la macchina. Sta parlando di tutti. No, Beta. Mi sta mandando a quel paese, ma non si sente perché ci penso io a questa macchina. Adesso basta. Adesso basta, lo dico io, Cristo. S modello 1. Ah, quindi questa è l'ultima macchina. Non è una cosa delle. Delle. Come si chiama? Finirà qui. Schierare una spina morte. Prioritaria. Beh. S modello 1. Prima devo esaminare. Bello. Cosa sulle zampe brilla. Vedo si stia caricando. Io pensavo fossero da colpire quelle cose. Rotta? No. Ah, fact. Ah, perfetto. Ho detto
Sono morto. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Sono morto, ragazzi. Il plasma mi uccide. Che culo. Mi piacerebbe che però metti... questo. Oh, God. Anche in questo momento avete visto che l'ha colpito, sì. È andato a segno il colpo, no. Sto per morire. Ecco il boom. Mi ha fatto un cazzo. Sta perché? Tutto schivato all'ultimo. Eppure è uno spinamorto normale. Non riesco a capire. Non c'ha gli aculei. Perché non ha gli aculei? Me li dovrebbe segnare. Questi. Perché non me li segna? Usando la coda, fermerai uno dei suoi attacchi. Te riesci a prenderla? Se riesci a prenderla. Carica di nuovo. Vedi. Madonna che nervo. Cazzo. Ah sì, la può rendere immune, è vero. Brava. Non l'avevo, non ci avevo pensato. Cioè, anzi, non è che lo rende immune ai suoi attacchi. Gli toglio proprio. Ovvio che l'ultimo colpo manca sempre. Gli attacchi al plasma non sono più un problema. Io non so come ammazzarlo, provo. Minchia, quell'abilità è proprio utile. Olè. È finita. Ce l'hai fatta. Era diverso però da uno spinafone. Ancora un nodo da disabilitare. Era diverso però da un coso normale. Bene. Resta lì. E Festo arriverà tra poco. Era diverso da uno spiramorte normale, però. Perché non me l'ha cambiato come... cosa? Boh. Diciamo che tutti gli elementi, a parte il plasma... però il plasma ce l'ho. Però sta nell'arco... sta nel maledetto arco di precisione. Ed è un problema, perché se manchi con l'arco di precisione... tocca, ci metti 40 anni per ritirare la freccia. Dove sta sto coso? Ah, eccolo là. Posso rifarmi un paio di pozioni, per cortesia? No, dammi quell'elemento, anti-elemento. Anche questo è un problema, secondo me, comunque, del gioco. Troppa roba nell'inventario rapido, cioè, troppa roba, cioè... anche se... vedi, anche se faccio così... vedi, troppa... e questo momento... e poi, tra l'altro, in questo momento, mentre sto facendo questa cosa qui nell'inventario... io non sono invulnerabile. Il tempo è semplicemente rallentato. Ma se mi colpiscono, mi colpiscono. E siccome in questo gioco, praticamente, a prescindere dal livello tuo, dall'armatura che c'hai, eccetera, eccetera, ti shottano. Almeno a questo livello, fino ad adesso, perché. Basta nascondersi, Efesto! Eliminazione. Peccato però, speravo fosse l'ultima macchina, quindi per forza il boss finale. Che tecnicamente ho letto il nome, ma non voglio dire, perché potrebbe essere un'altra cosa ancora. Preso! E questo è tornato nel nucleo! E riesco a capire come distruggere. Fai in modo che ci resti. Sto tornando. E che c'è? Quella parte lì dove lui si carica, no? Non riesco a capire come fermarlo. Quello è il punto. Ok.
capsula di contenimento. Eccolo qua. Indistruttibile. Ah, non può essere distrutta. Se staccato o distrutto, disattiva l'abilità. Se è indistruttibile, allora non può funzionare, no? Danneggiando questo componente mentre si carica. Oh, se può fa danno, noi ma non. Cominceremo l'unione. Sì. Merito tuo, Beta. Mm-hmm. Meno male che sei venuta. Mm-hmm. E anche tu, Varl. Non ce l'avremmo mai fatta senza. Oddio, se muore anche Varl. Porca troia. Porca troia, se muore anche Varl, gioco. Mi cadi proprio, mi cadi pesante. Almeno per quanto riguarda il fattore personale. Beta ci posso sta perché c'è sta, non possono starci due personaggi praticamente quasi identici. Senti che corrente. Aloy, l'ho aggirato. Bra. Nucleo stabile. Contenimento di Efesto al 100%. Meglio cominciare con l'unione. È tutto pronto. Gaia, stabilisci il collegamento. Fatto. So che sotto di te c'è un problema, Però a volte non si sente niente. Ora ci vorrà quelle 4-5 ore però. Ok, per completare l'unione dobbiamo rimuovere i codici maligni da Efesto. Accuratamente. Ti prego, non farmi fare un quick time event. Stavolta è lei indietro rispetto a lei. Sta imparando. Per una volta. Il sole. Finalmente. Era ora che mi dassi sto maledetto override. Mi serve per due missioni. Eccoli. Ma salve, copia superflua. Ti hai fatto perdere molto tempo. Niente, non ce la posso fare sta ragazza. Eric, prendi Beta e schiaccia l'insetto, già che ci sei. Oh god, ci va a morivarlo. E te dai, ma ancora con sta cosa. Datevi. Dietro di me. Io mi muto. Forza, non perdere tempo. Ora ci divertiamo, vedrai. Era ora. Tilda, prepara Gaia ed Efesto per il trasporto. Tilda! Ho fallito. Non è tutto perduto. Tilda! Ma che diavolo fai? Ferma Erika! E invece c'è morto Varl. Che palle. Che due scatole. Oddio, siamo messi a casa. Beta.
Siamo nella base. No. Parla. Che palle. E lo conosci dal primo gioco, poi, dalle prime missioni. Magari ci ha detto culo è vivo. Dai, che palle. C'aveva una... Se stava a fa una famiglia con Zoo. Se stava. Dove sono? Sei sveglia. Gerard ti ha dato proprio un bel colpo. Questa non mi ispira però con molta fiducia. Immagino che tu sia ancora molto dolorante. In questo posto siamo al sicuro. Non ci localizzeranno. Questa, allora, o c'aveva... Era innamorata di Elizabeth. Devi essere Tilda. Mi chiedevo se Beta... Tilda Vandermeer. Dov'è adesso? È palesemente russa. E anche se non è tedesca. Dove vorrebbe, non è in pericolo. Dobbiamo parlare di come salvarla appena tu ti sarai ripresa. Quando sei pronta, sali le scale in fondo al corridoio. Nel frattempo preparo la colazione. Colazione. Va bene. Così, due uova, un caffettino, un tostino, dai. Facciamolo, uno è morto. Andiamoci su, dai, mangiamoci su. Dio santo. Oddio, c'è musica classica, ho già capito il tipo.